Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle altre codifiche su un Audi E3 1.8V una restyling del 2017, questa volta però utilizzando il cavo VAG. Ok? Andiamo. Ok ragazzi, allora come potete vedere io già mi sono organizzato con il computer e con il cavo per i primi accessi. Il collegamento del cavo OBD è, come vedete sempre nei miei video, sotto qua. Questo qua, ecco qua, è questo qua, vedete? Questo qua di tipo viola, che adesso ad ogni modo nello specifico vi farò vedere anche il collegamento diretto con il cavo alla macchina e con il cavo al computer. Prendiamo il cavo. Il collegamento del cavo lo si fa così, in questa maniera qua, Basta andare sotto qua ed effettuare il collegamento in questa maniera qua, vedete? E invece dall'altra parte lo colleghiamo al computer. Ok, prendiamo il cavo e lo colleghiamo al computer. In questa maniera qua. Una volta fatto ciò, accendiamo il quadro alla macchina come in questo momento e andiamo ad aprire l'applicazione. Eccoci qua ragazzi, allora la prima cosa che dobbiamo fare ad ogni modo prima di entrare all'interno della centralina è, come sempre vi consiglio sempre, di fare una scansione di tutte le centraline. In questo caso allora andiamo in Audi A3 1.8V, eccola qua, e clicchiamo su iniziare. Facciamo la scansione di tutte le centraline. Ecco ragazzi, una volta fatta tutta la scansione delle centraline, eventualmente dovreste avere qualche tipo di problema o anomalia, qualsiasi di questa scritta si illuminerà di rosso, comunque ad ogni modo sarà evidenziato con la scrittura rossa. E basta cliccarci sopra, come devo fare per esempio in questo caso, due volte e in automatico entrate nell'errore della centralina per vedere di che si tratta. In questo caso, come potete vedere, è tutto verde, comunque il sistema è tutto ok, quindi non ci dà nessun errore, vedete? Nessun guasto riconosciuto. Quindi torniamo indietro e dopo, ad ogni modo, potete andare a cancellare eventualmente i guasti dal sistema cliccando qui sopra qua e cliccare su sì. Come in questo caso avete potuto vedere che comunque non c'erano guasti, quindi non siete andati a cancellare niente. Ma ad ogni modo può capitare che qualche macchina, qualche guasto, e quindi andiamo lì a cancellare questi eventuali guasti. Una volta fatto ciò, riesce nuovamente la lista. Voi la potete anche salvare, così da avere comunque un backup di tutte le vostre centraline e eventualmente qualche cosa leggere da lì e tornare indietro se avete sbagliato qualche cosa. Chiudere la scansione e andiamo nelle cartelle. Queste qua sono le principali centraline della macchina. Ragazzi, come sempre, la prima cosa che vi consiglio di fare sempre ad ogni inizio di qualsiasi codifica è disegnarvi il valore originale, così che mal che va o avete sbagliato o qualcosa non funziona, ritornate nuovamente sui valori originali, così in modo tale da non sbagliare e da non creare danni alla macchina. Ragazzi, invece in questo video vi farò vedere come sia possibile andare a impostare la temperatura dell'olio all'interno del quadro del fisso, come per farvi un esempio per chi ha il lap timer. Potete vedere che qua sopra qua avete la temperatura dell'olio del motore, è possibile poterla far uscire anche all'interno del programma del computer di bordo, che se potete vedere come in questo caso non esce e ci sono solo queste funzioni qua, è possibile qua all'interno di questo quadro qua è possibile far uscire la temperatura dell'olio. Adesso vi faccio vedere come si può fare. In questo caso dobbiamo andare in cruscotto, andiamo in codifica 07, codifica lunga, e andiamo nel byte 10, andiamo a selezionare indicazioni menu temperatura olio, selezioniamo questa voce qua, il bit 1. Usciamo, andiamo a dare codifica a ciò che abbiamo fatto, ci darà codifica accettata,
E una volta ciò, basta andare a spostarci in questo selettore qua, e all'interno del quadro potete vedere riuscire la temperatura dell'olio. Eccola qua, hai visto? 55 gradi. Questa temperatura qua vi può uscire anche una volta andato in tachimetro digitale. Stesso sotto qua, vedete, eccola qua, 55 gradi, vedete? Ragazzi, ad ogni modo spero che questi video vi siano piaciuti e vi siano stati utili per le vostre codifiche e le vostre macchine. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e lasciate un bel mi piace. Ragazzi, mi raccomando, è molto importante per me, comunque ad ogni modo sostenetemi sul mio canale e per qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti e sarò sempre lì e felice di potervi aiutare, ok? Ciao ragazzi, al prossimo video!